proprio tranquilla. E penso che ha fatto molto piacere a noi essere insieme a noi in questa iniziativa della società, quindi è stato una cosa divertente per tutti noi. E gli supereroi è difficile, è una domanda un po' difficile, no? Ma penso di essere Alan, padre di famiglia, che faccio tutto per i miei bambini, provo a essere un super padre per loro e penso che questo è un compito non molto facile. Domenica abbiamo cercato di continuare il campionato, no? È stato difficile, nelle giorni grandi, essere usciti dei gironi di Champions, però non era un gruppo così facile, semplice di superare. Abbiamo dato tutto, abbiamo dato il massimo, siamo molto dispiaciuti di uscire così, ma penso che la vita deve seguire, abbiamo il campionato, abbiamo l'Europa League, abbiamo Coppa Italia, quindi questi sono i nostri obiettivi da ora in poi. Domenica abbiamo l'opportunità di far dimenticare la Champions e proveremo a fare una grande partita e vincere. Arrivare a Napoli per me è stata una cosa grandiosa, no? Giocare nella Champions League, lottare fino alla fine del campionato, poter rappresentare questa gente che è passionata per calcio, per me è una cosa grandiosa. Sono grato di essere dove sono ora, sono molto felice. Ricevo ogni volta che vado a fare un giro, ricevo complimenti della gente, la gente che è molto affettuosa, quindi questo secondo me è il massimo nella vita del calciatore. Penso di fare ancora di più, provare a fare di più, perché queste veramente sono delle belle cose che penso che solo a Napoli si può vivere. Il sogno è di vincere qualcosa, poter regalare una gioia, qualcosa importante per questa gente che ci merita tanto, che ogni domenica sono allo stadio a darci una mano, a ogni trasferta, quindi poter far felice questa gente perché li merita. Certamente, sto vivendo il momento della mia carriera, penso che più alto, ma non posso accontentarmi, penso che questo devo pensare di essere un punto di partenza, no? Quindi devo continuare lavorare tanto con il club e aiutare la squadra, perché non posso accomodarmi con queste cose favolose che sono arrivate per me. Spero di vivere ancora altre bellissime cose e che questo succeda devo stare sempre bene. In Brasile sì, sono un po' diverse le favole, mia madre me le ha raccontate tante, no? È un po' difficile da spiegare perché è portoghese e italiana forse, ma di queste che abbiamo fatto sul calendario certamente la maggior parte le conosco, che sono molto belle, e questo anche certo di trasferire dei bambini, ma la favola più bella è per la vita reale, no? Cerchiamo di farvi capire le cose, quindi è una persona stupenda, no? Che cerca di aiutare ogni calciatore, di fare sentire importante a tutta la squadra, a tutto il gruppo, che ci trasmette sicurezza e tranquillità per lavorare. È un campione, ha vinto dappertutto, quindi dobbiamo solo seguirlo e cercare di fare quello che chiede in vista, perché è un campione, quindi dobbiamo solo andare dietro, perché certamente più avanti riusciremo a avere grandi conquiste. L'Europa League è una competizione molto importante, dove sono tante squadre importanti, quindi cercheremo di dare il nostro massimo, di arrivare in fondo, perché sappiamo che le nostre possibilità, quindi ora prima sono le partite del campionato, è il momento che arriverà il campionato dell'Europa League, penso che saremo pronti a fare un buon lavoro. È difficile da spiegarsi, no? Perché è stata una partita particolare, non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto nelle partite precedenti, no? È stato
penso la partita meno bella di quella che abbiamo fatto nei gironi, ma siamo usciti a testa alta, siamo consapevoli di aver dato tutto, perché penso che quando sono usciti i gruppi, gli altri dicevano che Napoli era già fuori, noi fino all'ultimo minuto dell'ultima partita eravamo in ballo per la qualificazione, quindi dispiace tanto essere uscito della Champions, perché ci tenevamo tanto a arrivare più avanti possibile, ma sono cose che succedono. Chi serve le lezioni, possiamo imparare e fare una grande qualità. Gli obiettivi non c'è bisogno di andare a cena per fare gli obiettivi, facciamo delle dentro il campo, il nostro obiettivo è fare meno per Napoli, quindi ora sono quattro partite prima della sosta dove cercheremo di ottenere il massimo di punti per restare vicino alla Juve, se loro sbagliano saremo lì vicino, altrimenti facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di fare bene queste partite e onorare meglio questa parte. Gli ultimi 7 anni veramente stravinto in Italia, no? Sto facendo grandi cose, ma noi cercheremo di fare il nostro lavoro, di arrivare più vicino a loro, chissà se magari possiamo andare più avanti, quindi cercheremo di pensare solo a noi stessi, di fare le partite, di arrivare il più lontano possibile nel campionato, poi alla fine tireremo le.